Laudato sii, mi Signore, per sora nostra Madre Terra, la quale ci sustenta e governa, e produce diversi frutti e colorati fiori e terra. Certo, Padre, non esiste luogo al mondo più adatto per ricordarci le parole di San Francesco. L'Umbria è veramente nel suo misticismo una terra d'incanto. Anche d'inverno è uno spettacolo meraviglioso. Di qui si vede quasi tutta la regione, dai monti lontani, dietro Perugia, al monte Subasio, laggiù. A Foligno e il Monte Grande. Erano anni che non venivo in Umbria, ma nel mio orecchio risuonano sempre le parole del Carducci: «Salve Umbria verde! E tu del sacro fiume Nume Clitunno!» Quando studiavo questi versi a scuola, non credevo che queste fonti fossero così belle. D'altra parte, in Italia la bellezza sta di casa ovunque. Qui a Cascia è vissuta Santa Rita, la santa delle grazie impossibili. Mentre a Norcia ecco la statua di San Benedetto, il creatore dei monasteri. Terra mistica l'Umbria, ma spesso impervia e quasi sempre difficile. Anche la coltura dell'olivo rappresenta una lotta con la terra per il contadino umbro, che deve costruire lunette per sostenere il terreno della pianta. In campagna l'omaggio più comune è l'offerta di un bicchiere di vino. Non è celebre come quello di molte altre regioni, ma in compenso è genuino. E costui chi è? Ah, il norcino! Già, dimenticavo che qui siamo a Norcia. Incontri come questo non sono rari in Umbria. Avete già capito che l'uomo col cane è un cercatore di tartufi neri, conosciuti da tutti i buongustai d'Italia. Questi invece raccolgono ghiande per maiali. Cosa contengono? Vedrete. Ecco, foglie di tabacco umbro da mandare in fumo. Beato lui che non ha questo vizio. Niente paura, è un cane pacifico. Ah, capisco, è sotto lo sguardo di Sant'Antonio, che a sua volta vigila sulla gioventù umbra. Balli sull'aia e progetti matrimoniali. A proposito di matrimoni, eccone uno. In molti paesi umbri ci si sposa a cavallo, cosa che non deve essere troppo comoda, specialmente per la sposina. Paese che vai, usanza che trovi, e direi anche piuttosto rumorosa. In questa terra mistica è vivo l'amore della religione, che ha dato all'Umbria la forza di rialzarsi dalle distruzioni della guerra. La rete stradale è stata la prima opera a cui gli Umbri hanno dato mano, soprattutto la ricostruzione dei ponti. E l'apertura di nuove gallerie per abbreviare il percorso dei treni. Nelle nuove stazioni riedificate dopo la guerra, il traffico ha subito ripreso e il turista straniero è tornato a visitare i grandi monumenti delle tranquille città umbre. Panorama di Perugia, pieno di aria
e di spazio. E questa coppia di giovani sposi che spinge avanti su un carrettino tutte le speranze più intime, dove va? Ad occupare una casa nuova, una casa che sognavano da tempo. L'Umbria, ben inteso, non è sempre verde e soprattutto d'inverno a queste altitudini. Che paese è questo? Castelluccio. L'artigianato è molto diffuso in Umbria e tutti certamente hanno sentito parlare di certe magnifiche ceramiche. Bravissimi. Ceramiche di Deruta, lavorate a regola d'arte. Questa è un'industria tessile. Qui siamo in uno stabilimento sorto dopo la guerra. Si fabbricano indumenti di lana con macchine perfette. Attacca bottoni. Fossero tutti così? Non sembrerebbe, ma questa è cioccolata. Tutti sanno che l'industria dolciaria in Umbria è una delle più importanti ed apprezzate di tutta Italia. Dolcissime tavolette. Una specialità è il bacio, o solo un cioccolatino, ma così delizioso da essere paragonato alla dolcezza di un bacio. I baci sono pronti da portare alla bocca. Grazie, signorina, grazie. Gli uomini invece pensano ad altro, a sfruttare la ricchezza delle acque, a canalizzarle e infine a imbrigliarle per essere trasformate in energia elettrica. Ecco le marmore, dove si ammiravano le famose cascate. Oggi si è forse perduto in bellezza, ma certo si è guadagnato in praticità. Questa, infatti, è la provincia più industriale dell'Umbria. Ecco infatti che Terni si profila al nostro sguardo con le sagome nereggianti dei suoi grandi altiforni. È una bellezza anche questa, un po' rude se vogliamo, ma nobilissima. Con le acciaierie di Terni la regione vanta uno dei più grandi complessi industriali d'Italia. Adesso dove siamo? Ah, sottoterra. Già, gli altiforni hanno continuo bisogno di carbone. Questa è la miniera che li alimenta. Ed ecco il signore degli altiforni, l'acciaio, tanto fiero da sembrare vivo. Ma il fuoco è riuscito a domarlo, lo ha reso docile alla volontà dell'uomo. Il protagonista è sempre l'uomo. Il turno degli operai è finito ed ecco che stanno uscendo dalle officine. Tornano a casa, con ogni mezzo, mentre gli altri operai entrano per il nuovo turno. Buon lavoro ragazzi, questi uomini segnano oggi il ritmo della vita e del lavoro dell'Umbria.